Sembra semplice a dirsi, ma imparare come essere sicuri di se stessi è il risultato di più aspetti. Di fatto siamo il risultato delle esperienze che facciamo. Tra gli elementi più importanti che contribuiscono a creare la fiducia in se stessi, troviamo sicuramente le esperienze pregresse, l'educazione ricevuta, l'ambiente in cui siamo cresciuti, i modelli a cui ci ispiriamo e molto altro. Ma cosa significa esattamente essere sicuri di se stessi? Essere sicuro di sé significa sapere cosa valiamo e che potenziale abbiamo. Essere sicuri di se stessi è avere anche fiducia nelle proprie capacità per mettere in moto le proprie idee e raggiungere i traguardi stabiliti. In questo video scopriamo 5 cose che puoi fare subito per imparare ad essere sicuro di te stesso. Impara a gestire le emozioni. Le emozioni esistono, ci fanno sentire vivi e dobbiamo imparare a riconoscerle e viverle. Tuttavia, l'errore purtroppo che capita di fare è quello di nascondersi dietro a determinate emozioni, alimentando così la nostra comfort zone. Facendo ciò, può capitare che una nostra emozione prenda il sopravvento e potremo diventare vittime di un determinato comportamento sbagliato. Circondati di persone motivate e positive. Impara a guardare il bicchiere mezzo pieno. Per mantenere alto il livello della tua motivazione e della tua positività, è fondamentale che ti circondi di persone positive e mentori che ammiri. Puoi imparare tanto stando insieme a loro. Sicuramente sono le classiche persone che non si colpevolizzano per un fallimento, ma al contrario, lo vedono come un'esperienza. Insieme dovrete festeggiare ogni obiettivo raggiunto, piccolo o grande che sia. Capisci da dove arriva la tua insicurezza. A volte capire da dove arriva la tua paura o problema che non riesci ad affrontare può aiutarti a lavorarci su. Certamente ci può essere una sorta di predisposizione, ma ci sono anche tanti atteggiamenti pregressi che purtroppo possono portare a ciò in età adulta. Un esempio? La scarsa comunicazione in famiglia, episodi di bullismo, un genitore molto pretenzioso e molto altro. Prendi del tempo e fai un esame con te stesso. Ti renderai conto che spesso la poca sicurezza deriva da certi tuoi pensieri e basta. Tu vali molto di più di quello che pensi. Non rimandare. Non aspettare il momento giusto o le circostanze favorevoli per fare quella cosa. Ad esempio, se vuoi dimagrire, non aspettare il lunedì o la giornata di sole per uscire a fare una corsetta. Esci, punto e basta. Perché questo atteggiamento si basa sulla paura del cambiamento. Segui il tuo istinto. Fidarti di te stesso ti porta ad assumere un atteggiamento a favore della tua persona, abbattendo un muro pesante che limita i tuoi atteggiamenti. Lascia andare ciò che è giusto o ingiusto secondo la società, ma agisci per ciò che è giusto per te. Agisci. Passare all'azione è sicuramente il passo più importante per acquisire sicurezza. E allora che aspetti? Identifica i tuoi obiettivi, circondati di mentori e persone positive e inizia a lavorare a piccoli step per raggiungerlo. Ripeti sempre: se non sono io per primo a credere in me stesso, perché dovrebbero farlo gli altri? In questo video hai imparato come essere sicuri di se stessi possa portare a un futuro migliore. Se il video ti è piaciuto, lasciaci un like e ricordati di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!